colpi parlano di fare la vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca. Sai la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra. Quando penso agli anni passati, noi così proletari, white trash, altro che Bali Bali, sognavamo Bari Bari, why niente? No, perché Tony sì, racchettoni, gavettoni, no, ombreloni, né, mani mani, neanche per gli asciugamani. Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari. Cosa importa se piani alti davvero, sono tutti equipaggi, equipaggi da piani altissimi, poi loro sono freschi di recente vittoria, non è passato tanto tempo, è un equipaggio molto in forma. Allora, Dalto, Gianluca, Licurdi, Mirko su R5, Rally di Pico, che insomma ha sempre questo nome che nonostante ci sia tanta esperienza, però Pico ti mette sempre quel po' di soggezione, anche se hai fatto 100 gare, 200 gare, però Pico è sempre un capitolo a parte. Hai detto bene, Pico quest'anno torna in una veste come tra l'altro l'anno scorso a cui non abbiamo partecipato, però essendo qualificato di Coppa Italia torna in una veste un po' come All Star, diciamo, prove selettive, immagino che ci sarà comunque tanto tempo, poi partire in fondo da un europeo mette anche un po' d'ansia. E tornando a quello che dicevi tu, Pico è parecchi di euro, li abbiamo, li conosciamo bene, loro comunque partono con un vantaggio grosso che è quello della conoscenza. Quelle prove le abbiamo provate, quello che abbiamo potuto fare delle note abbastanza precise, anche se sappiamo comunque di partire con un campo proprio sulla conoscenza delle note, diciamo. Però essendo comunque il primo campionato non staremo a guardare partiremo con un passo deciso per cercare comunque di prenderci a tutti per poi attaccare sulle altre due che sono più conformi alla nostra vita. Va bene, Liburdi, altro grandissimo navigatore, giovanissimo, ma davvero molto preparato, la sua esperienza cresce in maniera esponenziale, gara dopo gara, due battute anche da Mirko Liburdi, questa grande competizione che ci sarà domani, poi anche per l'europeo e altro. Sì, incrementa il livello di difficoltà, ma conoscendo Liburdi ti dà anche grandissima carica. Ma sicuramente domani si parte full attack mode, anzi già ci siamo da stasera. Però bisogna anche pensare al campionato, siamo primi, coefficiente 2 non possiamo permetterci errori, quindi dobbiamo portare punti a casa per la Coppa Italia. Vediamo come si mette la prima a Pico domani. C'è da ballare, balliamo, dai. Allora, interessantissime queste parole che ci fanno capire il livello di guerriglia, tra virgolette. Va bene, in bocca al lupo anche a questo equipaggio. Io mi dilungherei perché ci sarebbero di cose da chiedere. Va bene, io penso che domani ci divertiremo alla grande. 204, allora, Dalto, Gianluca, Licurdi, Mirko, occhio anche a questo equipaggio. Lo so, sono tutti forti. Qui siamo a piani davvero. Ma se fosse il prossimo percorso. Thank you.
siamo stati mai della partita in americano. Siamo partiti con, credevamo di partire con un passo giusto, però abbiamo avuto da subito un problema differenziale posteriore, quindi il primo giro di prove è andato compromesso per quello. I meccanici della Meteor in 14 minuti sono riusciti a sostituirlo al barco assistenza, però partiti per il secondo passaggio di picco siamo incappati in una foratura sull'anteriore destra, quindi abbiamo deciso con Mirko di fare le altre due prove letteralmente a spasso e arrivare quarti assoluti, perché per noi era importante e prezioso prendere i punti con il coefficiente 2 per la Coppa Italia. Quindi, ripeto, iscrivere il nome nell'arco d'oro di una gara come questa è davvero un obiettivo che diventa lontano, però allo stesso tempo, quando si riesce a raggiungere, è gratificante come una grande vittoria. Quindi sono contento per Gianni, perché ha fatto una gara impeccabile, quindi onore al merito per i primi 3 assoluti che comunque hanno fatto una gara, credo abbiano dato spettacolo, e quindi scontrandosi fino all'ultima PS sul filo dei decimi hanno fatto rendere conto comunque che il livello è stato davvero altissimo. Quindi giornata sfortunata, in poche parole. Mirko, cosa ci dici? Purtroppo eravamo carichi, avevamo preparato la gara bene, buttato tempo e tutto, però purtroppo le gare sono così. Già stamattina la macchina non rispondeva come doveva rispondere, purtroppo abbiamo tirato i remi in barca. Va bene, dai, il prossimo anno sicuramente andrà meglio, giusto? Ci sarà il prossimo anno, sì. E dopo le coppe? Ragazzi, a fianco, rimanete a fianco, rimanete a fianco. Almeno una consolazione. Un bacio di consolazione, Mirko.